questo è il luogo che Leonardo frequentava, quindi ha un significato importante perché lui veniva a studiare nella biblioteca Viscontea e quindi è un luogo simbolo per questa ragione. La scultura è stato l'inizio di un percorso che voleva celebrare il genio a Pavia, perché non tutti sanno quanto tempo lui ha soggiornato e quante volte è venuto a Pavia, quindi ci sembrava opportuno spiegare questa cosa alla città e non solo, perché oltre poi appunto al fatto che lui la frequentasse, perché frequentava Isabella d'Aragona, noi conserviamo qui il grande modellino del Duomo dove lui ha supervisionato i lavori. Com'è possibile far conoscere i ragazzi di Pavia questa bellezza di Leonardo, ma proprio anche della storia? Ovviamente come quanto stiamo facendo in questo momento, nel senso che comunque quello che vorrei sottolineare è l'importanza di questa collaborazione fra pubblico e privato. Danno a noi la possibilità ovviamente di raccontare la storia dell'arte e quindi anche ai giovani. L'azienda Scotti ha il potere di divulgare questa storia, soprattutto per i prodotti, poi mi sento di dire, che loro producono, e quindi i ragazzi sono molto attenti ormai alla comunicazione, quindi credo che sia un connubio importante che sicuramente darà i suoi frutti sia a noi che appunto all'azienda. Ok, grazie. Invece a lei, Dario Scotti, le chiedo un ricordo che ha bello di Pavia. Ma Pavia per me è la mia città, è la città dove io ho fatto tutte le scuole, dall'asilo, ho poi anche fatto l'università. Mia moglie è una quasi pavese perché abitava a Voghera, che è vicino a Pavia, e quindi Pavia è la mia vita da sempre fino adesso, a parte quei 13 mesi di militare che ho fatto via 19 anni, ma a parte quei 13 mesi io sono sempre stato fisicamente qua, quindi ho vissuto Pavia penso per il 90% del mio tempo di vita, quindi Pavia è tutto per me. Dal punto di vista lavorativo posso dire che ho trovato in Pavia un clima favorevole, con le problematiche che può avere un'azienda di un certo livello in una piccola città, però con un bilancio assolutamente positivo, e sono convinto che nei prossimi anni questo connubio di cui parlava Angela, l'amica Angela, possa anche incrementarsi e potremo fare delle cose ancora più importanti insieme, a vantaggio del pubblico, a vantaggio del comune e anche a vantaggio di Riso Scotti, questo è naturale. Quindi io non posso che raccontare sensazioni e aspettative positive sotto ogni punto di vista. Poi un'altra domanda invece, proprio riguardante la testa gigante di Leonardo da Vinci, un simbolo importante per Pavia, e per lei invece, siccome comunque adesso ci dirà che cosa lega tantissimo l'azienda con... Guarda, molto ci tengo a dire che questa è la più grande scultura, il più grande ritratto al mondo di Leonardo da Vinci. Quindi bravissimo Comune di Pavia che l'ha individuata, l'ha accolta. Noi cercheremo di far sapere al mondo quanto è importante è stato Leonardo da Vinci per la risicoltura italiana, perché lui ha creato questo sistema di canali. E lui sarà per noi il testimonial, ma in senso positivo, di quella che per noi è economia circolare, rispetto dell'ambiente e l'acqua. Perché Leonardo da Vinci, ecco, mi ripeto, è quello che ha inciso fortemente sull'utilizzo dell'acqua della zona. Può essere un percorso che durerà nel tempo, ma è molto probabile, e che avrà uno sviluppo territoriale inizialmente sugli 85 paesi dove noi lavoriamo. Però è possibile che tocchi altri paesi ancora. Quindi è un progetto molto importante per noi questo. Ma per quanto riguarda invece i cittadini, cosa direbbe? Dove lo possiamo trovare questa filosofia dell'ecosostenibilità e della sostenibilità? Ma guardi, noi abbiamo investito moltissimo negli ultimi anni, ma direi al limite del buon senso di imprenditore, proprio nell'economia circolare. Cioè nel senso che tutto quello che viene
prodotto in risoscotti beneficia a livello di acqua, di vapore, energia elettrica di quanto viene prodotto all'interno valorizzando gli scarti del riso, perché il riso purtroppo fa molti scarti e noi gli scarti in questa maniera li valorizziamo. Col sistema dell'acqua che stiamo ultimando recupereremo l'acqua utilizzata per queste cose qua, la recupereremo e quindi ci sarà un ciclo continuo interno. Lei considera che la nostra azienda utilizza vapore come una città da 40.000 abitanti, quindi lei pensa che beneficio all'ambiente diamo evitando l'inquinamento di 40.000 abitanti a livello di vapore. Ecco, solo per dirle un dato gli posso dire questo. Quindi è un progetto che basa su delle fondamenta importanti che saranno sempre più importanti, il rispetto dell'ambiente.